Bene. Allora, che cosa dobbiamo fare? Vi ricordo, abbiamo una serie di numeri. Se vi ricordate, ho fatto lo schemino alla lavagna, li devo mettere in ordine discendente, dal più grande al più piccolo. Bene. Poi bisogna associare a questo vettore ordinato in ordine discendente il numero d'ordine, che qui varierà da 1 a 32.850. Però poi, siccome io la durata la voglio nella scala 1/365, il numero d'ordine lo andrò a dividere per il numero degli anni. Questo è lo schemino che io avevo fatto. Quindi, lo rifaccio. La portata in ordine, anzi, prima il numero d'ordine, n, da 1 a 32.850. Poi n' ordinato, quindi bisogna fare 1 diviso 90 fino a 32.850 diviso 90, che fa 365. Bene, poi qui prendiamo le portate in ordine discendente, tutto discendente. Questo dobbiamo fare. Bene, il tutto è molto semplice. Insomma, allora adesso per prima cosa creiamo il numero d'ordine e lo chiamiamo così. Facciamo, aspettate che vado a vedere il file mio che uso gli stessi simboli, duration, ok. Allora facciamo duration uguale sequenza, è una funzione, mi consente di creare una sequenza di numeri e io faccio 1,32850. Molto bene, eccolo qua, ho creato la mia serie di numeri d'ordine. E voi potreste dire, ma siamo sicuri? Vabbè, andiamo a fare un plot e andiamo ad osservare questo grafico. Ecco, vedete che ci siamo, ho creato una serie che va da 1 fino a 32.850. molto bene, torniamo qui. Un modo alternativo di crearla, scusatemi, duration uguale sec da 1 fino a, non già 32.850, ma lunghezza di river flow. Ecco, in questo modo io ho annidato due funzioni. E avete imparato che esiste una funzione length, lunghezza, che vi permette di avere in ritorno la dimensione di un vettore. Bene, adesso devo dividere il tutto per 90, giusto? Perché voglio la durata da 1 a 365. Bene, e allora facciamo, scriviamo duration uguale duration diviso 90. Ecco, così avete anche imparato che è possibile fare delle operazioni su un vettore sovrascrivendolo con il risultato. Questo per evitare la moltiplicazione delle variabili. Bene. Un attimo che controllo il mio file. Bene, quindi abbiamo creato l'asse delle x della mia curva di durata. Adesso andiamo a creare il vettore delle portate ordinate. Se ci sono dei problemi, fermatemi finché siete in tempo. Riverflow 1 uguale sort, funzione sort è la funzione che mi permette di ordinare un vettore. Bene, ordiniamo Riverflow e gli diamo come parametro descending uguale t, che sta per true. Ci siamo.
non ci siamo, scusatemi, decreasing, non descending, decreasing, eccolo qua, molto bene. Decreasing ordina il vettore in ordine decrescente. Se avessi scritto decreasing uguale F, false, me lo dava in ordine, me l'avrebbe dato in ordine ascendente. Bene, beh, allora a questo punto non ci resta altro da fare che fare il grafico. Allora, plot, bisogna mettere, questo è un plot XY, quindi bisogna dargli due argomenti che sono X e Y. Allora, X è duration, Y è river flow 1, e poi facciamo type uguale line. Boh, eccolo qui, dopo poi andiamo a vedere, ma voi quando avete digitato andate a vedere voi e trovate la risposta alla domanda 1. Definizione di river flow sort l'ha fatta, river flow 1 sort, questa qui, secondo me ne manca questa. Sì, che non ha messo l'1. Ah, ok, ah, ok, beh, però allora così facendo ha sovrascritto river flow e qua può fare plot river flow anziché river flow 1. Il problema è che dopo le spiego anche come fare per risolvere, perché river flow ci serve ancora, lei l'ha sovrascritto. Ma non è un problema, ne veniamo fuori subito. Sì, ho solo scritto il flow. Adesso arriviamo, un attimo, visto che siete in due. Ah, ok, va bene, però secondo me river flow l'ha sovrascritto. Cioè, se lei va a fare un plot di river flow, come ha fatto all'inizio, secondo me si trova che è in ordine discendente. E adesso lo sistemiamo, lo recuperiamo subito. Allora, chi ha fatto questa cosa? Per prima cosa, quindi avete a questo punto river flow che è in ordine discendente. Allora, se non l'avete già fatto, scrivete river flow 1 uguale river flow, in modo che lo duplicate, perché avete bisogno di river flow 1, no? Se no... Poi, fatta questa cosa, quindi una volta duplicato river flow su river flow 1, andate indietro con la freccina a ripescare lo scan fatto all'inizio e recuperate il river flow. Freccina in alto dovrebbe farvi tornare indietro su tutta la storia. Però al principio quando abbiamo scannerizzato... Sì. Scan, lo ripete semplicemente, invio, ci siamo. Allora, come vi dicevo, abbiamo risposto alla prima domanda. Questo è il grafico che vi trovate. Ecco, adesso però a questo punto, come vi dicevo, il grafico, poniamoci il problema di abbellirlo un pochino, perché non è il massimo, no? Nel senso che è bruttino così. Allora, cominciamo a studiare qualcosina
cominciamo a vedere qualche istruzione, qualche argomento ulteriore della funzione plot. Ad esempio, il primo problema che mi pongo è quello di mettere la curva magari colorata in rosso, ispessirla un minimo perché è troppo sottile, e poi di scrivere sugli assi la, di che cosa si tratta, i titoli degli assi. Bene, allora vediamo di risolvere queste tre, questi tre interrogativi. Torno indietro, pulisco lo schermo. Allora, questa è l'istruzione plot che ho usato adesso. Bisogna, come vi ho detto, aggiungere degli argomenti. Allora, intanto cominciamo a ispessire la linea. LVD, line width. Mettiamo 2, 2 significa due volte. Bene. Poi il colore, col uguale, tra virgolette, red. Poi, non mi ricordo l'istruzione per i titoli degli assi, ma direi che potrebbe essere, non mi ricordo se è x-assis o x-title, proviamo. X-assis uguale durata. E adesso faccio la prova per vedere se l'ho digitata giusta, eh? No? X-lab, ecco, adesso sono sicuro. X-lab durata, ecco, ero sicuro, però ho messo una parentesi di troppo. Questa è l'istruzione. Poi andate a vedere il risultato. Adesso ve lo sovrappongo, un attimo solo. Eccolo qua. Qui adesso non si vede da me durata perché è lì sotto sul muro, vedete, comunque c'è. Mi manca l'asse delle Y, quindi vediamo di scrivere anche l'asse delle Y, CTRL L, recupero la mia istruzione precedente, metto Y lab. Adesso va fuori dallo schermo, portate pazienza, comunque ho scritto y lab uguale, tra virgolette, mettiamo deflusso fluviale e poi m3 al secondo. Boh, e dovremmo esserci, no? Perché, scusatemi, ecco qua, mi scappa sempre una parentesi di troppo. Ve lo faccio rivedere, pulisco lo schermo, eccolo qui. E qua ci mette il grafico. Attenzione che ho messo un'altra funzione, che ho fatto comparire la griglia. Grid senza argomenti vi fa comparire la griglia in un grafico. E insomma, diciamo che va già meglio, no? C'è ancora il problema che il 3 non è all'apice, ma questo lasciamo da parte un secondo. Vedete che il 3 metri cubi al secondo, sarebbe bello mettere in apice il 3, no? L'istruzione è là. Ricordatevi, quando vi comparo più è perché R sta aspettando un'ulteriore istruzione. Tipicamente avete aperto una parentesi, una virgoletta e non l'avete chiusa. Allora, per uscire dall'impasse,
vi consiglio di fare CTRL-C o ESC e ritornare al segno di maggiore. Oppure, se vi rendete conto che avete scordato una parentesi, potete aggiungerla. Ad esempio, faccio un esempio. Se io mi trovo in questa situazione, aspettate che vado indietro, ecco, e mi dimentico la parentesi, batto invio, mi chiede più. Allora, ho due possibilità. Se realizzo che cosa manca, la parentesi, la scrivo e dopo sono a posto. Oppure, se proprio non ci salto fuori, faccio CTRL-C o ESC, dipende dal vostro sistema. Da me è CTRL-C e torno al segno di maggiore. Ecco, fate attenzione perché in taluni sistemi un CTRL-C fatto alla console, cioè col segno di maggiore, potrebbe uscire dal programma senza salvare, senza avvertirvi. A me è successo qualche volta. Quindi attenzione al CTRL-C sempre. Adesso io non provo perché mi seccherebbe un po', dopo dovrei ricaricare il Riverflow, eccetera. Molto bene. Ma anche con CTRL Z esce. Provi. No, l'ho provato prima. Ah, esce. E poi è uscito dal programma? Sì. Allora forse esce con CTRL Z e non con CTRL C, adesso provo anch'io. No, con CTRL C infatti non mi esce, allora è CTRL Z. E poi non so che cosa ho fatto, mi sono usciti dei dollari, tutto dollarini all'inizio di ogni comando. Che non è male, no? Escono dei dollari. No, l'ho detto perché vedevo che c'era chi rideva. Ma il dollarino, secondo me, lei che sistema ha Windows? 10. 10. Sì. No, il dollarino, boh, non lo so, ma adesso, comunque adesso è in condizioni normali. Per no? Questo che avevo fatto CTRL Z per tornare indietro e adesso sono uscito. È uscito, va bene, ok. Quindi attenzione a CTRL Z, questo è il messaggio chiave, poi i dollarini adesso sarà un problema. Ma era CTRL Q, adesso. Come? CTRL Q. CTRL Q però è un Q, ma esce però le chiede di salvare. Anche Z chiede di salvare. Ah, lo chiede anche Z. A me invece una volta ho centrato la combinazione giusta, è proprio uscito, non mi ricordo qual era, ma è proprio uscito senza avvertirmi. E non era stata una bella esperienza. Allora, va bene, comunque. Adesso passiamo alla domanda numero 2. Allora, dobbiamo fare, aspettate che la vado a beccare, che non me la ricordo più, ma direi che dobbiamo fare il secondo metodo, sì, dobbiamo fare la media delle curve di durata annuali. Bene, allora questa, vi ricordo, che cosa dobbiamo fare? Questo non c'entra, torniamo su. Allora, che cosa dobbiamo fare adesso? Dunque, intanto che cosa abbiamo fatto? La curva di durata complessiva o totale, che Dio si voglia. Sappiamo che c'è un altro metodo per calcolarsela, questa curva di durata complessiva. Cioè, suddivido la mia serie in anno per anno, quindi 90 vettori, anziché uno solo. Per ognuno di questi vettori calcolo la curva di durata e la visualizzo in un grafico. Quindi, praticamente, che cosa faccio? Costruisco un grafico Q in funzione di D e poi dico, bene, prendo il 1920, questa è la curva di durata, questo è il 1920, bene, perfetto. Adesso prendo il 1921 e la curva di durata potrebbe essere questa, 1921, perfetto. Allora poi prendo il 1922 e la curva di durata magari è questa, 1922, benissimo, e lo faccio per tutte le curve. Magari adesso state pensando, che barba, no, in realtà una istruzione, facciamo tutto. Ecco, dopodiché fate tutte le curve e visualizzate eventualmente le curve in un grafico, noi dobbiamo fare la media, e la media la facciamo in questo modo, per ogni durata, da 1 a 365, perché qua parliamo di durate annuali, curve di durata di ogni anno, quindi la durata va da 1 a 365, per ogni durata noi andiamo a calcolare la media delle portate che abbiamo intercettato, quindi qui ho queste tre crocette, faccio la media di questa e mi salterà fuori questa portata qui, ed è la media, lo faccio per tutte le durate. Quindi questo in soldoni è ciò che dobbiamo fare. Bene, allora, primo problema, tracciare le curve di durata annuali, una per ogni anno. Allora, andare a spacchettare un vettore in 90 vettori
la prima cosa che mi viene in mente di fare, logica, è crearsi una matrice anziché un vettore. Quindi io questo vettore che ho creato, RiverFlow, che riporta tutti i dati dal 1 gennaio 1920 al 31 dicembre 2009, lo trasformo in una matrice che abbia dimensioni 90x365. Ok? Quindi dal vettore passo a una matrice che ha dimensioni praticamente 90 che qui, che è il numero di anni, e 365 qua. Quindi dopo che cosa significa? Che per il primo anno ho i dati osservati da 1 a 365, per il secondo anno ho i dati osservati e così via. Ecco, tenete presente che questa matrice, se la traspongo, ottengo lo stesso risultato, quindi non mi interessa, l'importante è che io abbia presente, questa è una matrice che sarà, definiamola ad esempio come R dimensioni 90x365, se io la definisco in R in questo modo, R sta per River Flow, non per R programma, se la definisco in questo modo io so che il primo indice mi corrisponde all'anno, il secondo indice mi corrisponde al giorno di quell'anno. Se la traspongo devo semplicemente invertire gli indici, quindi sta poi a noi scegliere cosa ci è più comodo. L'importante è che capiamo a che cosa corrisponde l'indice. Intuisco che ci sarà bene, no? Una funzione in R che da un vettore mi permette di creare una matrice, e infatti questa funzione esiste. Un attimo solo che guardo come l'ho chiamata nel mio fileetto. L'ho chiamata RiverFlow2, perfetto. Allora, RiverFlow2, non scordatevi il 2 che sennò andiamo a sovrascrivere, uguale. Allora, la funzione incriminata è array. La funzione array richiede degli argomenti. Il primo argomento vuole sapere il vettore dal quale creare la matrice, quindi è RiverFlow. Bene. E poi vuole sapere la dimensione, dim uguale, la dimensione è un vettore, quindi uso la funzione c e scrivo in questo modo 365,90. Bene, ottimo. Allora, adesso però io voglio essere sicuro di aver fatto una cosa fatta bene, quindi come faccio a verificarlo? Per verificare se tutto funziona, mi viene in mente di visualizzare i dati del primo anno, 1920, e vedere che corrispondano ai primi numeri del vettore RiverFlow. Allora, pulisco lo schermo. Qui ho combinato qualcosa, aspettate solo un secondo, eh. Ho fatto un blocco di... Datemi un secondo solo che esco di dentro. Boh, perfetto. Allora, pulisco lo schermo, come vi dicevo. L'ultima istruzione che avevo fatto era questa. Bene. Allora, andiamo a vedere i primi numeri del vettore RiverFlow, ad esempio i primi 10, ok? Allora, vi ho detto che gli indici di un vettore vanno messi tra parentesi quadre, apro la quadra, però voglio i primi 10, non solo il primo. Allora faccio 1, 2 punti, 10, qui state imparando qualcosa di nuovo. Questi sono i primi 10 numeri di RiverFlow. Attenzione ai due punti. Quindi se anziché dare un indice unico gli metto due valori separati dai due punti, mi dà, mi assume tutti gli indici in mezzo. Bene. Adesso andiamo a beccare i primi 10 numeri dell'anno 1 e RiverFlow 2. Allora, anche qua apriamo la parentesi e facciamo. Il primo indice della matrice corrisponde ai giorni dell'anno, allora qua ci metto 1,10, virgola, il secondo numero della matrice corrisponde all'anno. Bene, vediamo un po' che cosa succede. Magicamente compaiono gli stessi numeri, quindi vuol dire che ci siamo, che ho capito come funziona quella matrice. Adesso vi lascio un minuto che così capite anche voi.
Siamo tutti? Ok. Allora, questa matrice, quindi, che cosa contiene? Contiene per ogni indice, per ogni secondo indice, i dati di ogni anno. Quindi, ripeto, questa matrice contiene per ogni valore del secondo indice i dati di ogni anno. Facciamo la prova. Facciamo un plot. Plot. Però non è. Beh sì, facciamo un plot. Plot. River flow 2. Apro la parentesi, virgola 1. Attenzione, vedete che ho aperto la parentesi e ho omesso il primo indice della matrice. Omettendo il primo indice, mettendoci solo il secondo, mi estrae il vettore che corrisponde al valore che gli ho assegnato del secondo indice. Ripeto, omettendo il primo indice e dandogli solo il secondo, mi estrae dalla matrice il vettore che corrisponde al valore 1 del secondo indice, cioè mi estrae il vettore del primo anno di dati. Bene, type uguale line. Attenzione, questa non è la curva di durata, eh? Questi sono i dati di quell'anno. Bene, ci siamo. Bene, adesso che cosa devo fare per da questi dati ricavare la curva di durata? Li devo ordinare in ordine discendente. Bene, facciamo una prova. Plot, sort, river flow 1. Sì, ho scordato il descending, scusatemi. Decreasing. Ok, un attimo solo che pulisco lo schermo e vi rimetto l'istruzione. Questa è l'istruzione e questo è il grafico. Eccola qua la mia curva di durata del 1920. Ecco, però questo lo devo fare per tutti gli anni. E poi, oltre a visualizzare lo grafico, è meglio che me la memorizzi. Allora, la cosa più semplice che mi viene in mente è in quella matrice, per ogni valore del secondo indice, andiamo a ordinare i dati. Quindi, prendiamo quella matrice, la sovrascriviamo con una matrice analoga che ha i dati ordinati per ogni valore del secondo indice. Molto probabilmente esiste un'istruzione in R che consente di farmelo, con una singola istruzione mi consente di fare questo. Però io non la conosco e inoltre vi propongo un altro metodo che è leggermente più lento, però mi permette di introdurvi una ulteriore caratteristica di R che sono i cicli. Allora, questo comando da non vuole ascoltare vedere
Già risolto? Sì. C'è qualcun altro che deve chiarire? Allora, i cicli, come vi dicevo, voi avete sicuramente avuto qualche rudimento di programmazione nella vostra vita e quindi avete sicuramente presente, magari non in modo diciamo fresco, ma comunque avete presente che ci sono nei linguaggi di programmazione, ci sono delle procedure che sono essenziali per un linguaggio di programmazione, che sono i cicli e le condizioni. Il ciclo mi permette di rifare la stessa operazione tante volte quanto io voglia ed è particolarmente utile nel calcolo numerico perché il calcolo numerico spesso fa uso di questi artifici, cioè siccome la capacità di calcolo non ha limiti, o meglio, diciamo che ha dei limiti molto abbondanti per le nostre esigenze, noi spesso facciamo un calcolo, lo semplifichiamo scomponendolo in somme di operazioni elementari. Come ad esempio in questo caso, anziché ordinare tutta la matrice con una sola, con un solo giro, con un solo comando, io penso di andare a ordinare colonna per colonna o riga per riga, secondo indice. Ecco, quindi ripeto tante volte la medesima operazione. I cicli sono una caratteristica essenziale dei linguaggi di programmazione, quindi siccome R usa un proprio linguaggio di programmazione, noi è bene che impariamo i cicli. Allora, vediamo un po' come si può fare questo ciclo. Io devo ripetere praticamente questa espressione qui, sort river flow 2 per ogni valore del secondo indice. In questo caso ho usato solo il valore 1, lo devo fare per 1, per 2, per 3, per qua fino a 90. Bene. Allora, quindi il ciclo è da ripetere 90 volte. Boh. Scriviamo il nostro ciclo. L'istruzione è for, apro la parentesi, i in 1, 2 punti, 90. Bene, allora, che cosa leggiamo qui? Leggiamo for, che significa per valore di variabili da 1,90. I è la variabile di iterazione del ciclo. Ogni ciclo deve prevedere una variabile di iterazione. Io l'ho chiamata I, la potete chiamare come volete. Questa variabile a ogni giro del ciclo si incrementa di 1, quindi parte dal valore 1 e si incrementa di 1 fino a raggiungere il valore 90. Quando ha raggiunto il valore 90 il ciclo si ferma. Perfetto. Se io batto invio, vedete che R mi dice io aspetto qualcosa. Che cosa aspetta? Aspetta l'istruzione da eseguire 90 volte. Allora io scrivo river flow 2. Virgola i, attenzione, il secondo indice è la variabile che deve cambiare ad ogni ciclo e quindi uso la variabile di iterazione, è uguale, quindi lo sovrascrivo, io adesso sto sovrascrivendo la matrice, va bene, se voi non la volete sovrascrivere metteteci river flow 3, però attenzione, se usate un nome diverso la matrice va prima definita. Cioè vettori e matrici vanno prima definiti, se provate a usare un valore diverso dopo vi faccio vedere che cosa succede, R vi dice io questo river flow 3 non lo conosco, quindi per far prima io adesso sovrascrivo river flow 2. Sort, apro la rotonda, river flow 2, ancora virgola i, bene. Descending o decreasing uguale true e dovremmo esserci. Adesso chiudo la rotonda, proviamo ad eseguire. Perfetto, qualcosa ha fatto. Guardiamo che cosa ha fatto, proviamo a fare di nuovo il plot di river flow 2,1. Prima mi ha visualizzato i dati, adesso mi dovrebbe visualizzare la curva di durata. Andiamo a vedere il grafico. Dunque, eppure l'ho messo in decreasing, cosa ho sbagliato? Thank you.
Allora, aspettate solo un secondo che faccio questo. Ok, quindi non ci siamo. Allora, aspettate che torno indietro e mi ricalcolo Riverflow 2. Mi sono riportato a Riverflow 2 iniziale. No, c'è qualcosa che non va. Un attimo solo. Sì? È normale, sì, ma devo aver sbagliato qualcosa io, aspettatemi solo un secondo, se viene a voi e non a me siamo messi bene. Quindi direi che la soluzione più, però devo aver fatto qualcosa che. Un attimo solo che ci arrivo. Ok, qua ci siamo. Adesso